Il Ministero dell'Ambiente ha scelto la riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso per ospitare il secondo meeting nazionale delle riserve della biosfera MAV UNESCO. Insieme al Ministero abbiamo messo in piedi un programma che consentisse alle riserve di incontrarsi, di parlare, di confrontarsi tra di loro, ma che permettesse anche di conoscere quello che è il territorio della riserva del Monviso. Nella prima giornata abbiamo lavorato su due tavoli distinti, uno sulla comunicazione, come le riserve possono comunicare la loro identità e quello che fanno, e il secondo sulla gestione, quindi come le riserve si organizzano per gestire il territorio. I tavoli sono stati concentrati su due temi fondamentali, due aspetti pratici che sono al centro della vita delle riserve. Io ci terrei a sottolineare l'importanza della comunicazione, perché attraverso una comunicazione oculata si svolge un'attività di formazione, di educazione permanente, e che per l'UNESCO è prioritaria, perché è tramite la comunicazione che può passare una buona attività anche di educazione. Nella seconda giornata, dato che siamo una riserva transfrontaliera, siamo andati in Francia, nella parte francese della riserva del Monviso, a Saint-Véran, ospitati dai colleghi francesi, dove abbiamo affrontato soprattutto il tema del brand, quindi del marchio delle riserve, e degli ecoattori, uno strumento già utilizzato nelle riserve francesi per coinvolgere gli attori del territorio e farli diventare dei sostenitori delle riserve. Per la riserva transfrontaliera del Monviso è stato un onore e un piacere collaborare all'organizzazione di questo evento, che ha come centrali i temi dell'agenda sostenibile, e sicuramente queste giornate di lavoro e di confronto rappresentano un momento di stimolo per prendere slancio in questa direzione. Prospettive future sono di lavorare in particolare con i giovani per farli diventare protagonisti di uno sviluppo sostenibile dei nostri territori. La giornata del venerdì invece è dedicata a conoscere quelle che sono le buone pratiche delle riserve, e per la riserva del Monviso anche per far conoscere i nostri stakeholder, le realtà che collaborano con noi e che dalla riserva hanno saputo cogliere delle opportunità. Per noi, come Direzione Protezione della Natura e del Mare, il secondo anno di questa esperienza del meeting, di incontro tra tutte le riserve italiane. È un'iniziativa per noi molto importante, perché consente alle riserve di mettere a fattor comune le buone pratiche ed è un modo per continuare a implementare il valore della rete al di là delle azioni e delle attività che le singole riserve pongono in essere e che aiutano all'attuazione dell'agenda sullo sviluppo sostenibile. L'ultima giornata, quella di sabato, è dedicata invece proprio alla conoscenza del territorio, con un'escursione in Valle Po fino alle sorgenti del Po a Pian del Re, per vedere da vicino il Re di Pietra che dà il nome alla nostra riserva.